tecnologie. Così funziona? Sì, si sente bene. Ma, insomma, partiamo da due constatazioni, no? Diciamo, è dal 1969, diciamo, che con il primo grande studio dell'MIT si sono affrontate con grande metodo, diciamo, i problemi della connessione fra ambiente e sviluppo. Certamente, diciamo, il lavoro di cui abbiamo appena sentito, grazie a Monica, diciamo, l'ampiezza ma anche la sintesi, diciamo, rappresenta comunque un passo in avanti, nel senso che se la logica degli anni 70 era una logica una logica da, diciamo, limiti allo sviluppo, quella di oggi è una logica che tende a far camminare insieme ambiente, diciamo, e sviluppo. Io accolgo, diciamo, lo slogan di Giovanni Valentini, lo trovo, oltre che simpatico, corretto, probabilmente nelle condizioni generali in cui ci troviamo. Il salto di qualità dovrebbe proprio essere quello di avere, diciamo, un ambientalismo sostenibile, sapendo tutti quanti noi che lo sviluppo e la crescita sono oggi e non solo oggi per i paesi anche industriali avanzati come il nostro un imperativo assoluto. Allora il problema è non tanto un gioco di priorità, quanto capire che il punto vero è la necessità di crescere e che, diciamo, la cultura dell'ecologia, la cultura ambientale deve essere un meccanismo che è in grado, diciamo, di dare un'ulteriore connotazione, un'ulteriore cifra di qualità all'elemento della crescita. Quindi, l'importanza è che in qualche modo, come dire, noi riscontriamo in questi due, diciamo, grandi assessment che furono fatti nel 69 dall'MIT e oggi dalla FAO, diciamo, un po' un cambio di prospettiva. Allora era l'idea addirittura che si potesse accettare un'ipotesi di crescita zero, una cosa, come dire, che è negata dalla realtà e dalla coscienza civile delle società moderne. Oggi, diciamo, questa ipotesi viene, come dire, accantonata e si tenta di costruire le condizioni, Monica mi corregge se dico delle cose inesatte rispetto al rapporto, che invece hanno la necessità di sviluppo come punto di riferimento e che devono, come dire, avere come cifra di qualità il dato, diciamo, dell'ecologia e della compatibilità ambientale. Allora, Scusa Maurizio se ti interrompo, ma una domanda. Ci può essere una domanda chiaramente provocatoria, ma che tende a chiarirci le idee fra di noi. Ci può essere uno sviluppo senza difesa dell'ambiente? il problema è, come dire, richiede una risposta, come dire, non complessa, ma nemmeno troppo, cioè, il problema è che bisogna capire qual è la dimensione nella quale, diciamo, poni la domanda. Io quello che dico è che non può esserci uno sviluppo senza ambiente in termini generalizzati ed astratti se tutti assumono, come dire, questo criterio. Quello che non è però possibile pensare è di avere, come dire, delle asimmetrie molto pesanti che bloccano la crescita e lo sviluppo di alcune realtà e, come dire, invece non intervengono su altre. Allora, mentre noi stiamo ponendo seriamente il problema, come dire, del dumping sociale come elemento fortemente distorcente, no, nella, concorrenza internazionale, ovviamente del dumping tradizionale, è di questi giorni, diciamo, un nuovo passo avanti nel riconoscere, come dire, attività di dumping, su alcuni settori, ad esempio del calzaturiero, da parte di alcuni paesi del Far East. Cioè, il dumping ambientale ancora, diciamo,
non viene considerato nella giusta prospettiva. Allora, il punto vero in una economia globalizzata dove ognuno compete su uno scenario vasto, su una tavola, su un campo di gioco davvero globale, quello che non può essere è che ci sia una simmetria strutturale che ponga a determinate realtà il vincolo di non crescere o di crescere meno. Non sto parlando di cose astratte e vi faccio subito un esempio, tanto non è una novità. Il protocollo di Kyoto, nella nostra valutazione, lasciando fuori molte aree che hanno tassi di crescita industriale spaventose rispetto a quelli che lo hanno sottoscritto, rischia di avere anche a livello complessivo un impatto molto modesto. Ma quello che sta succedendo è che la sua applicazione rischia di essere un meccanismo assolutamente folle che penalizza chi ha già avuto maggiore coscienza ambientale, chi è più efficiente e rischia di rappresentare un limite alla crescita economica. È il caso del nostro paese. L'attuazione del protocollo di Kyoto in Europa è stata negoziata dall'Italia malissimo, ed uso un eufemismo, perché se noi pensiamo che l'industria italiana, che ha emissioni più basse di quella degli altri paesi, dovrà produrre di meno e andare a comprare con dei propri soldi i diritti di emissione presso aziende concorrenti di altri paesi che sono più inquinanti, voi capite che stiamo ragionando di un'applicazione di quel protocollo che è contro lo sviluppo, contro la logica e, se vogliamo dirla fino in fondo, anche contro il risultato che ci si pone, perché in realtà penalizziamo i virtuosi per dare dei premi a chi, partendo da molto più lontano, figurativamente sembra che riduca di più. Ecco, questo non è accettabile, perché questo diventa una penalizzazione alla crescita di aree, nel caso specifico l'Italia e la Gran Bretagna, e non può nemmeno valere il ragionamento, un po' da pacca sulla spalla, che questo diventa una spinta ad essere un po' più bravi, perché di gente che poi muore per tentare di essere molto più brava, sono pieni i cimiteri. Allora, il punto vero è che, bisogna affrontare queste cose con grande senso di responsabilità e con grande attenzione ad evitare asimmetrie competitive, perché poiché sta diventando una chiave molto importante, rischia di avere anche da questo punto di vista un impatto molto importante. Lo dico avendo la coscienza e la consapevolezza che il sistema industriale italiano ha le carte in regola per fare questo ragionamento. Intanto perché si confronta da anni con normative che sono, spesso all'avanguardia rispetto al concetto di sostenibilità, non è recente. E anche perché ha fatto, in prima persona, ha delle attività importanti, ad esempio, dal punto di vista della certificazione dei sistemi di gestione ambientale, abbiamo avuto un effetto moltiplicatore da questo punto di vista, e sta accompagnando questa intuizione che l'ambiente può essere anche un'opportunità di innovazione, un'opportunità di processi che aiutano ad essere più competitivi. Ma ripeto, non può essere un meccanismo che crea nel medio periodo delle asimmetrie penalizzate.